Buongiorno, bentrovati, buon mercoledì 26 giugno. Oggi la Chiesa ricorda San Cirillo d'Alessandria, vescovo dottore della Chiesa, e San José María Escrivá de Balaguer, sacerdote. Cirillo nacque ad Alessandria nel 370, dopo un'esperienza eremitica e monastica diventò sacerdote e collaborò con lo zio vescovo d'Alessandria e nel 412 fu chiamata la sede episcopale. Mise il suo carattere forte e impetuoso a servizio della vera fede e contribuì nel concilio di Efeso, che riconobbe Maria, madre di Dio, a ottenere la condanna di Nestorio, patriarca di Costantinopoli, che voleva e riteneva che Maria non potesse essere definita madre di Dio, ma solo madre di Cristo. E lasciò un'ampia produzione omilettica e teologica. È onorato col titolo di dottore della Chiesa. Ma, dicevo, oggi la Chiesa ricorda anche San José María Escrivá de Balaguer, da Barbastro in Spagna nel 1902, da una famiglia profondamente cristiana, e sacerdote a 23 anni, dopo gli studi di giurisprudenza a Madrid, mentre era al servizio dei poveri e degli ammalati, ebbe una rivelazione da parte di Dio che aveva pensato per lui di dare inizio all'Opus Dei. L'Opus Dei è una mobilitazione dei cristiani per diffondere tra le persone di ogni cultura, razza e condizione sociale la consapevolezza che Dio ci vuole veramente santi nel posto che occupiamo nel mondo e ci chiede di vivere con radicalità le esigenze della vocazione battesimale. L'Opus Dei nacque nel 1946, si trasferì a Roma, dove ottenne l'approvazione pontificia e, appoggiato anche dai papi, da Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI e anche Giovanni Paolo II, l'Opus Dei si diffuse in tutto il mondo, sostenendo la vera fede e la crescita missionaria della Chiesa. Giovanni Paolo II nel 2002 lo canonizzò. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono dal Signore Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Parola del Signore. I tre versetti che ascoltiamo oggi nella pericope di oggi, appunto, sono solo tre versetti che ci ricordano un episodio narrato anche dagli altri sinottici. Gesù che si rifiuta di incontrare la madre e i suoi fratelli, come altre volte ha avuto modo di precisare quando parlano di fratelli i sinottici e anche in generale i Vangeli, anche Giovanni evidentemente, intendono i cugini di Gesù. È un termine usato alla semitica, usato all'ebraica, anche se qua è un termine greco ovviamente nell'originale dei Vangeli. D'altra parte, con questi cugini Gesù a Nazaret ha condiviso la vita, è cresciuto con loro. Non immaginatevi che potesse essere possibile al tempo di Gesù che le famiglie avessero un appartamento. Non era così. Si cresceva con una vita condivisa tutto il tempo, insomma. Quindi persone che sono in grandissima confidenza con Gesù. E poi sua madre. La madre Maria. Gesù, richiesto, non vuole incontrare i suoi parenti. Perché? Il Vangelo di Luca è molto sintetico. Il Vangelo di Marco, il più antico, ci fa intuire
una volontà non positiva dei parenti, dei fratelli di Gesù nei suoi confronti. Anche Giovanni vi accenna. Non credevano in lui, dice Giovanni. E qui Marco accenna in questo episodio al fatto che lo ritenevano un po' fuori di testa, un po' matto. O forse, qualche esegeta suggerisce, volevano comunque approfittare della sua fama. Gesù conosce le intenzioni non rette di questi suoi parenti, di questi suoi cugini, e quindi non li vuole incontrare. Probabilmente in quel giorno ci rimasero male, anche Maria probabilmente ci rimase un po' male, ma diversamente da questi suoi parenti, lei comprese le motivazioni del figlio e le accettò, mentre gli altri probabilmente no. Ecco che mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. La vera parentela con Gesù la si ha quando si sceglie di obbedire davvero alla parola di Dio. Ecco allora che anche noi dobbiamo essere fratelli, sorelle di Gesù, mettendo in pratica la sua parola, custodendo la parola di Dio e praticandola tutti i giorni. Allora saremo veramente uniti a Lui. Maria, che nell'obbedienza ci ha preceduto, ci sia d'esempio ed interceda per noi. Buona giornata. San Cirillo prega per noi. San José María Escrivá prega per noi. Buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.